Da questi scambi si capisce cosa promuovere di Ischia in quelle località per fare in modo che Ischia abbia quell'appeal necessario per farla essere scelta dal turista cinese, che ricordiamolo è in grandissima espansione e sta invadendo tutto il mondo, perché la Cina si è aperta al mondo e vuole conoscerne tutti i suoi aspetti, e quindi c'è un grande fermento e non potevamo stare alla finestra. Noi crediamo che da oggi possa partire un'attività che possa portare nel giro di qualche anno, quindi aggiungersi a quei mercati stranieri, anche quello cinese. Hanno parlato anche di enogastronomia, sono interessati al vino isolano. Si stanno evolvendo anche in questo, c'è un'attività molto fervida in Cina su questo argomento, loro sono poi bravi anche a copiare, no? Che non è un difetto, anzi è molto difficile copiare, perché riuscire a fare una cosa uguale agli altri non è semplice. E loro credo che stiano facendo così anche per il vino, perché sappiamo che insomma in Europa, ma soprattutto in Italia o in Francia, siamo le capitali mondiali, no, del vino, e loro adesso si stanno affacciando anche su questo settore, e credo che siano venuti anche ad apprendere un po' le nostre tradizioni e soprattutto i nostri segreti, per fare in modo che i nostri prodotti siano ambiti dappertutto. E infatti hanno fatto anche delle visite in alcune cantine vinicole ischitane, quindi questo ci inorgoglisce, significa che anche in questo noi fungiamo da esempio.